da vedere. Oltre Ninna e Matti, ovviamente ho già visto tutti i video, quindi non posso rivederli una seconda volta, ormai li so a memoria. Allora, che cos'è questo coso? Non l'ho mai sentito. Ugurugu? Vugu vugu? Forse non ci vedo bene. Aki waki? Che cos'è? Vediamo un po'. Un po' spaventoso. Forse è meglio che lo tolgo. Mi fa molta paura. Come si spegne? Ok, forse è meglio che vado in bagno. Allucinazioni, forse guardando quel gioco poi ti si imprime nella testa con quel pupazzo e lo vedi anche nella realtà, anche se in realtà non c'è. Forse però è meglio che rimango qua ancora un po'. No, dai, che sto dicendo? Non è possibile che ci sia un mostro in casa mia. In casa mia c'è solo Willy e Piadina. In realtà non ci sono nemmeno Willy e Piadina. È un pupazzo. I pupazzi vogliono le coccole, quindi è l'ora delle coccole. Wugu wugu. Coccole. Wugu wugu. No, come si chiamava? Non mi ricordo che si chiamasse così. Falciacchiotti, datemi tutta la forza del mondo. Ma non c'è più. Me lo ero immaginato. Meno male. Ora però vado davvero a fare pipì. Avete visto? Non sono pazza! C'era Wagi Wagi! Devo uscire da questa casa! Gli lascerò le chiavi, tanto non mi serve più, no? Non mi serve più! Ragazzi, io non me lo sto immaginando, l'ho visto! Per la seconda volta! Era sul gabinetto! E io stavo per andare a fare pipì, quindi non ho potuto nemmeno fare pipì! Forse dovrei chiamare la polizia! Sì! È la cosa più giusta. La chiamo. Mi prenderanno per pazza? Forse sì, perché sto vedendo un peluche che cammina per casa mia, che in realtà è dentro a un videogioco. Però la chiamerò. Polizia. Ok. Sì? Salve. Senta, io non sono pazza. Credo che ci sia un ladro vestito da Wagyu Wagyu in casa mia. Cos'è Wagyu Wagyu? Non lo so neanche io. Lei non lo sa? È un criminale, lo dovrebbe conoscere! Senta! Poliziotto! Vago, vago, mi è arrivato il telefono! Il telefono! Il mio iPhone! Recupero! Forse non mi serve più l'iPhone. Insomma, posso vivere senza. Oppure posso chiamare la polizia dal balcone? Sì. Ok, la polizia la posso chiamare anche dal balcone, no? Passerà a un certo punto qualcuno qua sotto dalla strada che mi sentirà e che chiamerà la polizia al posto mio, no? Polizia! Ah. Mi è venuta un'altra idea. Non posso chiamare la polizia dal balcone? Allora sapete che faccio? Affronto Wagyu Wagyu e gli faccio tante carezze. Ninna è una fifona, può darsi. Però voi non siete in questa casa da soli con Wugu Wugu. Mi fa paurissima. Io ho provato anche a fargli le carezze come un peluche o a coccolarlo, ma avete visto? Voleva abbracciarmi.
e con quelle labbra penso che volesse stritolarmi. Però non saltiamo a conclusioni affrettate. Possiamo sempre passare al piano B, che in questo momento non so. Comunque, questo è il mio nascondiglio. Sì, sono dietro a un'arena che si illumina di Natale. Però devo fare in modo di leggere il nostro libro, Ninna e Matti, il portale magico. Spero che anche voi l'abbiate letto, perché nel libro noi affrontiamo molte avventure contro tantissimi nemici e sicuramente troverò spunto per disintegrare Wugu Wugu. Nel mentre volevo anche ricordarvi che sul nostro sito ninnaematti.it troverete la copia autografata da me e Matti da ordinare per questo periodo di Natale. Insomma, se volete un regalo bello dovete ordinare questo libro, se no, beh, tutti gli altri saranno solo brutti. Ci sono, so come fare. Vedete questa immagine? Avete capito bene? Nel libro noi, quando siamo a New York, scappiamo da qualcuno, o meglio, scappiamo per qualcuno con il motoscafo. Quindi, beh, potrei scappare da questa casa con un motoscafo. Quindi potrei scappare da questa casa con un motoscafo. Ma non c'è il mare qua. Forse non posso scappare da questa casa. Ok, se n'è andato. Potrei andarmene con le mie gambe, per esempio. Ok, abbiamo poco tempo. Questa è la mia arma segreta. A chi non piace la Nutella? Insomma, piace a tutti la Nutella. Vabbè, basta. Non posso confondermi io. Devo confondere un Wugu. Lo farò venire qua e sopra il tavolo metterò la Nutella per attirarlo. Così io lo prenderò e... chiamerò la polizia. Perfetto. Più semplice del previsto. Ora non mi basta che chiamare Wugu Wugu e fargli vedere la Nutella. Wugu Wugu! Forse si chiamava in un altro modo, non mi ricordo. Yugu Yugu! Ok, ha boccato. Ragazzi, non avevo pensato a una cosa. Wugu Wugu non ha il naso. Forse non sento l'odore della Nutella. Dove è andato? Non c'è più. Forse è tornato in camera. Ha ancora il mio telefono. Sapete perché ho preso questi oggetti? Ora ve lo spiego. Avete visto che braccia giganti ha Wugu Wugu? Sono gigantesche, fluttuano e sono bruttissime e pelose. L'unico modo per fermarlo è metterli in mano degli oggetti. Quindi quando li avrà in mano lui non potrà far altro che tenerli in mano e non potrà prendermi. Questa strategia forse aveva più senso nella mia testa, però funzionerà, credetemi. Wugu Wugu, vieni un attimo per favore. Vado a chiamare la polizia ora. Aia!